Come vede l'evento e come si sta sviluppando? Ma direi che il tema è uno dei temi focali ormai per tutte le problematiche che riguardano non solo le organizzazioni pubbliche ma anche quelle private. La sostenibilità è un grande tema nelle imprese, è un grande tema per i cittadini, è un grande tema per i consumatori, quindi direi che vedo assolutamente di buon occhio una iniziativa che focalizzi questi temi, portandoli, devo dire, ad una divulgazione molto più allargata come quella appunto che l'isola Tiberina e una collocazione romana può assicurare ai temi stessi naturalmente. Come trova, visto che sta sempre in contatto con i giovani, i ragazzi giovanissimi anche, come rispondono loro riguardo questo tema? Devo dire che forse c'è da ben sperare, perché trovo sempre nelle generazioni più giovani, quelli che chiamiamo noi nel marketing i millennials, cioè quelli che sono nati a cavallo degli anni 2000, una risposta sempre molto forte, molto entusiastica verso tutti i temi di sensibilità alla sostenibilità. E sono anche i giovani, anche quelli un pochino più grandi, devo dire, che frequentano l'università, quei giovani che credono molto che il rapporto con le organizzazioni, con le imprese, con le marche, con i prodotti debba essere un rapporto di fiducia e di lealtà, ma questa fiducia oggi e questa lealtà non si assicurano con una pubblicità spinta piuttosto che con una forma di comunicazione fra virgolette anche un po' fraudolenta, ma sono rapporti di fiducia e di lealtà che si assicurano proprio con una sincerità delle marche, una sincerità dei prodotti. Questa sincerità risiede moltissimo sui temi della sostenibilità, che di volta in volta è economica e sociale è ambientale, quindi direi che i giovani rispondono moltissimo e con grande enfasi, molto di più direi delle generazioni che forse possono essere anche a me molto coeve, diciamo. Io la ringrazio professoressa, soprattutto per il compito che le ha. Grazie. In questa società e all'ambiente. Io ci credo molto, d'altronde i professori all'università devono avere anche un ruolo, come dire, di guida quando possono e quando vogliono, e c'è una grande motivazione anche di seguirli e trattare questi temi, quelli della sostenibilità nei corsi, soprattutto nei corsi che insegnano ad essere manager d'azienda.